Good afternoon and welcome. Let's continue this last day of the festival with a new event. Buon pomeriggio. Continuiamo questa quarta ed ultima giornata del festival con un nuovo incontro. Among the guests of the 14th edition of the Kafka Short Film Festival will be the Croatian, but Venetian by adoption, painter, curator and gallery owner, artist Živa Kraus, who will be interviewed by the Professor Photography, Contemporary History of Art, Professor Cristina Baldacci, to retrace the milestones of a luminous career. Tra gli importanti ospiti della 14ª edizione del Kafka Short Film Festival c'è la pittrice, curatrice e gallerista croata, ma veneziana di adozione, Živa Kraus, che sarà intervistata dalla docente di fotografia Cristina Baldacci. Insieme ripercorreremo le tappe fondamentali di una carriera luminosa. Let's now welcome on stage Živa Kraus and the Professor Cristina Baldacci. Accogliamo sul palco Živa Kraus accompagnata dalla professoressa Cristina Baldacci. Allora, buonasera a tutte, noi non vi vediamo perché siamo qui accecate, ma confidiamo, abbiamo visto che ci siete, a tutte e a tutti, bentornate in questa occasione. Noi siamo, il Karajiva, chiudiamo credo il festival, quindi abbiamo anche l'onore di appunto tirare un po' con i nostri discorsi le fila di queste giornate, però attraverso la tua carriera, la tua vita, la tua arte vita, come è stato anticipato, tu sei veneziana d'adozione, però ormai è 50 anni che sei a Venezia e vorrei iniziare a ripercorrere un po' la tua vita, la tua arte e poi non solo a ripercorrerla ma poi a parlare anche un po' di presente e di futuro citando prima di tutto il titolo della prossima biennale che è Stranieri ovunque e tu hai dichiarato che giustamente sei arrivata 50 anni fa a Venezia da straniera perché arrivi da Zagabria e ti senti ancora straniera a Venezia? Straniera, prima cosa non posso essere niente altro che me stessa. Io non sono nata a Venezia. Prova questo che secondo me va meglio. Non sono nata a Venezia, va meglio, non so io. Devi tenerlo più vicino. Allora, non sono nata a Venezia, sono nata a Zagabria, ho fatto anche scuola, famiglia, voglio dire, la mia prima formazione, anche decisione di fare Accademia di Belle Arti, ho fatto a Zagabria. Sono venuta a Venezia perché così, per questa voce interiore che ha definito questa mia partenza, di questo provvisorio prolungato. Ma proprio come per spesso succede, sì. Si pensa di fare una cosa nella vita per poco e ma poi no, ti prende tutta la non vita. Non pensavo che per poco, ma in ogni caso era un passo chiaro. Ma questo fatto che io dico sono straniera e sono ospite in città, lo dico anche per rispetto, per amore di Venezia. E dopo, anche se io cercherei di essere veneziana, dovrei parlare anche il mio italiano in modo differente, poi magari anche, non so, una mimetizzazione con comportamenti, tutte queste cose che mi sono completamente estranee e li considero affettazione. Allora non posso fare altro che ascoltarmi e procedere. Senti, dunque, sei stata presentata prima brevemente con tre termini e tre ruoli, artista prima di tutto, curatrice e gallerista. Allora, tu hai una volta dichiarato, e leggo, cito questa tua bella descrizione di quello che secondo te è il tuo ruolo e che si addice anche a tutte queste tre professionalità maggiori, diciamo, ma non uniche che ti definiscono.
Io da sempre, hai detto anche oggi, cosa faccio? No? Come quasi domanda verso te stessa. Sono un messaggero, o meglio una messaggera, fra l'opera e il pubblico. È una bellissima definizione questa. Messaggera, fra l'opera tua, ma no, l'opera tua, ma anche l'opera degli altri. Sì, ecco, credo che questa frase soprattutto si riferisce alla galleria, perché ecco, l'opera, dico subito opera perché penso che nel questo lavoro di fare le mostre, di essere curatrice, di essere, non so, come scrivere un libro, editore, eccetera, la cosa più importante è l'opera stessa. E tutto succede per trovare la massima soluzione che questa opera viene essere vista a modo ottimo, ma anche vivo. Allora è opera che definisce il spazio, il ritmo, tutto. Allora, e dopo cosa aspetta questa opera? Se io perché ho fatto le mostre? Le ho fatte per pura necessità, perché consideravo che queste cose devono essere viste. Anche per questo, e questo anche definisce il criterio perché una opera, un artista, un autore, un fotografo, io amo usare questa parola autore, più che artista, soprattutto quando si tratta di fotografia. E tutto questo definisce anche questo criterio, ma tutto questo criterio non è per fare piacere a me stessa o accogliere, no. È tutto, non è nemmeno per conoscere l'artista, è soprattutto che la gente viene a vedere e capire, perché altrimenti la galleria non può essere viva. Ma infatti. Ma non deve diventare nemmeno un salotto o un cocktail. Capisci? No, questo sicuramente. Ma infatti il tuo lavoro adesso alle nostre spalle, voi vedete susseguirsi una serie di immagini, che è un montaggio di immagini, e vedete immagini pittoriche, che sono le opere di Giva, e poi immagini della galleria Icona Gallery, adesso ci arriviamo, e poi immagini appunto che appartengono soprattutto alla storia della galleria, e poi anche, di cui parleremo poi in modo più approfondito, un'opera video che è sempre di Giva, che è una sorta anche quella di autoritratto, ma adesso ci arriviamo gradualmente. Visto che abbiamo iniziato dalla tua attività di gallerista, no? Con questa appunto citazione che abbiamo appena fatto e anche il commento che hai appena fatto, forse non tutti sanno che appunto la galleria di Giva apre la Icona Gallery nel 1979. Prima San Moisè e poi la dopo trasferisci 20 anni dopo 20 anni dopo, quindi a metà della sua storia della galleria, sì. La trasferisce al ghetto dove sì, tuttora è. Sì. Dunque, il 1979, tra l'altro Giva per Venezia, è un anno speciale. Vuoi dirci tu perché? Ecco, questo per la fotografia a Venezia, sì, oltre all'apertura ovvio, di Icona. Ma nemmeno galleria, credo, non, e nemmeno mio passo, tutto quello che ho fatto, sicuro non avrei questa porta aperta che ho avuto proprio perché galleria era aperta nel momento che adesso spiegherò cosa è successo. 1979 a Venezia per la fotografia, con questa manifestazione Fotografia 79, ecco, la galleria era a Ponte di San Moisè con una mostra ovviamente di massimo valore, con ritratti, ecco qui anche per storie di fotografia, prima pellicola a colori da Kodak, da Giselle Freund, con tutta questa intelligenza massima occidentale europea, e d'altra parte era un altro soggetto in bianco e nero, sempre la gente, ecco, di Jérôme Ducrot. Io avevo questa mostra, anche dico queste cose perché ovviamente la galleria era risolta nel suo vestito, nel suo abito, voglio dire, dal nome, dal modo come si
presentava nell'installazione, nel tutte queste cose. Tra l'altro anche un bellissimo abito, diciamo, tu hai curato tantissimo anche la grafica, una delle immagini, sì, che vedrete un po' con un design, sì, minimalista, a scacchiera, no, griglia. Con la fotogallery. Esatto. Sì. E allora, hai curato moltissimo anche la comunicazione, proprio, sì, la grafica. Sì. Ecco, e allora questa... Ho detto tutti questi dettagli, che la galleria era là, offerta su questo rio, là, Ponte di San Moisè, dove oggi Montclair, e sui magazzini, ma a Venezia è successa Fotografia 79, una manifestazione enorme per l'Italia stessa, che era ovviamente molto anche pubblicizzata da Milano, da tutto, eccetera, e Palazzo Forte ne è diventato centro per la documentazione di immagini e fotografie, di fotografia, era anche il quartiere generale per workshop, per tutte le mostre. Ecco, tutta questa manifestazione, questo dobbiamo dire, è successa perché Cornel Kappa, fratello di Robert Kappa, che ha fondato 5 anni prima di 79, ha New York International Center of Photography, aveva questa idea, anzi magari pensava di aprire una galleria a Venezia, che ovviamente non è successa mai, ma l'ho aperta io, ero là. Ecco. E tutto il mondo di fotografia era a Venezia, perché era un'epoca anche di cambiamento. E infatti c'è qualcuno che ha detto che nel 79 Venezia era la città italiana della fotografia, sì, proprio perché... anche questo magari lo dobbiamo ricordare, la fotografia come forma d'arte ci mette parecchio tempo a essere, diciamo così, soprattutto confermata come soprattutto tale, in Italia, soprattutto in Italia. Anche a livello, diciamo così, accademico, nelle accademie d'arte, ma poi anche nelle università, i primi corsi di fotografia, le prime cattedre di fotografia sono proprio negli anni, si aprono proprio negli anni 70. Sì, sì, sì. Senti, nella tua galleria, tu hai giustamente detto prima che hai presentato soprattutto i grandi nomi, i grandi autori, no? La cosiddetta fotografia autoriale. Giustamente questa è una corretta definizione, anche perché di solito quando si usa il termine anche gallerista si pensa anche a un aspetto commerciale, soprattutto commerciale, mentre nella tua galleria tu hai soprattutto fatto un lavoro di tipo culturale più che commerciale, di promozione, no? Quindi sì, di promozione. Adesso ci arriviamo, e a tal punto che anche Italo Zanier, che saprete è stato anche un docente, insomma per tanti anni ha tenuto la cattedra di fotografia a Ca' Foscari, ha detto che tu hai mostrato, fatto vedere, promosso, insomma, soprattutto la fotografia aristocratica, che forse è un termine che funziona fino a un certo punto, diciamo così, no? Quello che tu hai fatto è appunto, non solo far vedere la fotografia e delle bellissime fotografie dei grandi autori, grandi nomi, ma hai proprio contribuito a alfabetizzare, direi, no? Proprio questo, no? Allora, oltre a appunto, altra cosa bellissima che hai detto una volta è che proprio quando ti è stato chiesto, che è un percorso lunghissimo, una perseveranza lunghissima, quella di continuare a fare mostre in un certo modo per più di 40 anni ormai. E tu hai detto, beh, quando si inizia una cosa la si deve portare a termine, no? E questo, quindi è un progetto, direi, non solo professionale, ma proprio di vita anche. Quindi la cosa che ti volevo chiedere è questa. Naturalmente sempre mentre girano alle nostre spalle anche le immagini di alcuni di questi autori e autrici, anche tante autrici della fotografia che tu hai presentato a Icona. Naturalmente con alcuni di questi autori e autrici, che fossero ancora in vita o meno, è stata anche una relazione personale, no? di amore, diciamo, verso, e di scambio, direi, anche tu come artista e appunto i fotografi che hai presentato, diciamo un dialogo, che fosse vero dialogo o diciamo un dialogo
anche a distanza di tempo. Sì, no? Ecco, io devo dire che il mio dialogo con fotografi, con persone che ho esposto, e perché ho esposto anche pittori, anche le artiste veneziane che non erano curate dalla città stessa, io devo dire che io ho parlato solo di loro lavoro, ma ovviamente parlavo come io persona, e attraverso me persona si capiva benissimo fino a che punto sono dentro, c'è la mia motivazione, fino a che punto voglio tradurre questa cosa nel tutto quello cosa deve succedere. Allora, l'amicizia poteva succedere su questo, ma io devo dire, ho parlato molto poco di me o di fatto che io sono pittrice o che io, perché non so, già è talmente fragile perché questo pigmento libero di pastello, io sono anche, diciamo, che non so, preferivo silenzio. E dopo, perché veramente ero al servizio, io ero veramente una vera operaia, niente altro che operaia. Adesso ti chiedo una cosa difficile, perché quando viene ad esempio chiesto anche a me, no, solo, scusi, solo un attimo, ecco, questo fatto mio dialogo con loro era da persona a persona, e là io ero all'altezza di queste cose, voglio dire, non avevo nessun problema di telefonare non so a chi e dire vengo domani. E devo dire che non era nemmeno Venezia, era soprattutto fiducia che io ispiravo. Questo è importantissimo. No, anche perché chi insomma ti conosceva o anche ancora non ti conosceva, ma vedeva già quello che avevi fatto, si vedeva già nel, anche se adesso ancora di più ovviamente, ma già in passato, che il tuo era un progetto solido, di una mostra dietro l'altra che hanno costruito qualcosa. E dopo, voglio dire, idee vengono solo lavorando. No, questo sì. Per fortuna io potevo partire, perché non faccio niente tutta la vita che guardare. Allora avevo una base, avevo una bussola, compass, diciamo, non ero persa. E dopo soprattutto anche sono una persona urbana, che anche questo è importante per galleria, anche se oggi con globalizzazione tutto è cambiato. Senti, no, la domanda difficile, che è difficile perché non è mai facile quando ti chiedono, ad esempio, qual è il tuo artista preferito, no? Una cosa così. In realtà non è questa la domanda. La domanda è, c'è appunto in questa relazione continua con i grandi autori e le autrici della fotografia, hai avuto appunto delle affinità elettive? Sì, in ogni caso ho avuto, per esempio sì, con la musica o la danza, no? No, quello è una mostra fantastica, e dopo trovo che la danza ha anche molte cose in comune con fotografia, perché è un attimo, e se fosse non esistesse la fotografia, noi di danza non sapremmo niente. Lo sapremo come con qualsiasi performance nel momento in cui siamo qui. Ma incredibile, incredibile fino a che punto, ecco, va bene, io ho avuto questa idea perché a Venezia nell'81 era festival di danza all'aperto, di nuovo parlava la città, no, perché era nelle campi, eccetera, e io sono partita in New York, ho portato tutto da sola in città, dopo per fortuna la cosa è successa nel Palazzo Fortuny. Ecco, già questa cosa potevo fare perché avevo la fiducia già di, per esempio, una persona sicuro che ho già incontrato a Venezia nel 79, e che è una persona molto importante proprio sul livello educativo, perché per esempio Diane Arbus senza Lisette Model non sarebbe mai quello che è. No, perché c'è il momento di trasformazione, di scatto, no? Ecco, così che, ecco, va bene. Allora, Lisette Model, dopo mi era ancora più facile perché con lei parlavo francese, e questo era un bellissimo incontro. Forse vuoi ricordare, magari non tutte sì. sanno, chi era Lisette Model. Ma Lisette Model era una fotografa che ovviamente, come tanti altri, ha lasciato Europa per fatto della guerra, è finita a New York, ha fatto anche sempre fotografia, ha insegnato la fotografia nello stesso luogo dove
School for New Social Research, dove anche Bernie Sabat, dove c'è questo bellissimo libro su Lisette Model, dove scrive Bernie Sabat. Ecco, io ho conosciuto tutte queste persone, anche Bernie Sabat, che era enorme, aveva solo un libro su di se stesso, solo un libro, così anche un po' fuori di New York, e che importanza lei ha, diciamo, proprio come ha fotografato il New York, che ha salvato anche l'archivio di Eugène Auger, che per MoMA è importantissimo, anche per MoMA è importantissimo. Ecco. E il nostro Gianni Berengo Gardini ha 200 libri, capisci? Sì, questa sì, è sì. La differenza. Quindi per tante autrici e autrici tu sei stata, diciamo, hai fatto anche le prime personali fotografiche. Ma per esempio Helen Levitt, che io ho fatto nell'83, dopo nel 90 l'ho trovato nel Metropolitan, perché fotografia è diventata anche, diciamo, con grandi mostre, eccetera. Ma dopo c'è anche Martin Frank di Cartier-Bresson, c'è, non so, Barbara Morgan che diciamo, ha fotografato Martha Graham, che può darsi migliore ambasciatrice di America per l'arte nell'epoca quando era, no? Io l'ho vista anche in vivo, ovviamente, non quando era già stato, quando danzava ancora, quando era piccola. Ecco, tutto questo mi ha aiutato. No, ma io voglio pronunciare anche fotografi uomini. Ecco, allora, non solo due fotografi che sono opposto, ma sono tutti e due che ti lasciano disarmati. C'è Robert Doisneau da una parte e William Klein, che sicuro mi provoca sempre, perché questo suo passaggio da inquadratura, già come usa sua macchina fotografica, che è già un film in sé, è un performance in sé, e dopo lui veramente fa il film, che io per fortuna ho visto a Parigi nel 68, così, ecco, Mr. Freedom, ecco, e altre cose che ha fatto sul mondo. Ecco, William Klein per me è un fotografo importantissimo, proprio in questa sua libertà, nella sua avanguardia completamente fuori delle quelle pronunciate ufficialmente, e dopo, se, per esempio, ho fatto, soprattutto perché ho sempre insistito sull'immagine di Venezia, ho fatto il colore, quando non si faceva assolutamente, perché fotografia ovviamente ha i suoi filtri e esce nel canale del diffusione e distribuzione, come nell'editoria, ma sì, media, sì, poi la fotografia sì, propaganda, ma è anche per fatto di propaganda, non solo per bellezza, certo, di camera oscura, eccetera. Certo. Ecco, due fotografi a colore, John Batteau e Franco Fontana, che è un francese, un italiano, certo, che assolutamente resteranno. Senti, e che per fortuna hanno anche fotografato Venezia e sono riusciti a creare una opera su Venezia. Questa, diciamo, intermedialità, cioè essere tra più media, no? Avere a che fare con più media, un po' ti riguarda, nel senso, perché tu hai lavorato in modo diverso, ovviamente per tutta la vita ti sei interessata, naturalmente con la fotografia, anche se tu non sei stata fotografa, ma hai promosso appunto e presentato il lavoro degli altri, che è altrettanto importante comunque, perché far vedere è importantissimo, e far vedere in un certo modo vuole ovviamente dire far comprendere. E però tu hai iniziato appunto, e sei ancora tuttora naturalmente, pittrice, quindi hai portato, e poi hai sperimentato, come vedremo poi fra poco, anche il video. Quindi hai messo in dialogo non solo diverse personalità, ma diversi media. Ora, vorrei, per arrivare anche a parlare con te un po' del rapporto pittura-fotografia, citare un'altra bellissima frase, niente meno che Alberto Moravia, che era un tuo caro, che era un estimatore, amico, che ha scritto un testo. Che ha scritto un bellissimo testo su di te, e appunto, commentando le tue opere pittoriche, ha scritto, sono quelle che vediamo alle nostre spalle, ha scritto «La Kraus è una realista dell'invisibile, né più né di meno, di quanto siano realisti del visibile un Courbet e un Guttuso». È una gran bella affermazione questa sotto. Beh,
è un bellissimo commento verso di te, la tua pittura in primis, ma ci dice anche moltissimo della relazione tra immagine, in questo caso pittorica specialmente, ma se vogliamo allargare anche della relazione tra immagine pittorica e immagine fotografica, no? Come due diciamo anche mezzi per rappresentare il reale, no? Ciò che nel tuo caso, però rimaniamo prima sulla pittura, è bellissimo questa definizione che tu sei una realista dell'invisibile. Vuoi spiegarci un po'? No, a me è facile capire questa frase perché per fortuna sono anche io un po' cosciente, proprio per esempio anche nel galleria, quando tu mi hai chiesto mia relazione con fotografi, ma io devo dire che la mia relazione ancora più forte era con loro opera, anche durata di una mostra, che io dopo di non so, un mese, due mesi, ogni giorno vedo qualche cosa di nuovo e assolutamente non mi stanca, questa è una cosa fantastica. Va bene, non è solo che sono io realista dell'invisibile, io credo che tutti gli artisti sono realisti di invisibile, nel visivo soprattutto, ma anche si può arrivare a parola, perché anche parola, se non è scritta, non esiste. C'è la famosa frase di Klee che il pittore, l'artista, rende visibile l'invisibile, no? Sì, ecco, vedi che è fantastico Paul Klee, eccetera. Questa frase è valida per tutti. Dopo uno è un po' più cosciente, io già per esempio il fatto che io ho scelto subito astrazione è molto legato anche a questa mia pulsazione interiore. Proprio, diciamo, esprimere l'invisibile, quello cosa tu senti. Per esempio, fotografia, che io ero così gioiosa di fare questa galleria di fotografie, perché ho detto adesso in questa città che offre solo la bellezza, dove tutto diventa oggetto feticcio del bellezza, adesso finalmente faccio la fotografia che rivela sempre qualche cosa di reale, faccio questo contrappunto con fotografia. Ma dopo un fotografo, soprattutto se è autore, vuol dire non è solo una fotografia per polizia e per detective o per giornali, diciamo di cronaca, è ovvio, cosa è questa lamina di una fotografia, questa superficie di fotografia? È proprio questo incontro fra visibile e invisibile di questo occhio che è oggettivo di camera, scienza, tecnologia, magnifica, eccetera, è occhio del fotografo che in fondo agisce, che non è sempre in inquadratura, tutto il suo corpo agisce. Per questo io dico anche che fotografia è anche body art. Ecco, e allora l'immagine definitiva è suo scatto. E questo si vede benissimo se noi mettiamo adesso 5 fotografi qua che fanno scatto. Ogni scatto sarà differente, ma solo per questa invisibilità di sua camera oscura che lui porta in sé, come tutti noi, solo non la mettiamo in luce, certo, da quando siamo nati. Il lato, diciamo, misterioso. Sì, no? Ma tutta la vita è enigmatica, è tutto enigmatico, anche creatività è enigmatica, anche quella più da parola detta, dopo non parliamo, scritta, punto, eccetera. È la grande, punto. No? Danza, grande tutto, qualsiasi, credere tutto questo che e è legato dubbio al corpo immagini. Dell'uomo, sì. No, nelle immagini, soprattutto nelle immagini fotografiche, c'è questo falso mito che la fotografia sia forviera verità. Solo di verità, ecco. No? Di verità, di veridicità, ecco. Che sia fotografia documentaristica, no? Non è mica, c'è da, adesso dopo ci arriviamo. Anche no, questo. Ma solo che dico ancora una frase su questa mia mobilità fra tutti i differenti linguaggi. Ecco, io in fondo, io sono nella mia piccolezza, perché non arrivo a niente, sono un puntino. Ecco, io tutti i linguaggi li ho usati a modo molto classico, diretto, nudo, vedo, disegno, pittura, video, voglio dire, tutto proprio minimo, perché non ho couvert, non c'è nessuno dietro di me, nessuno non mi ha fatto la fondamenta per camminare e per proteggermi,
Ma in fondo è naturale che tu vedi questa differenza e così, e magari lo esalti di più che in fondo sia, perché io ho vissuto nell'una epoca quando arte visiva dal quadro è scesa a performance, che in fondo prima era nel teatro, a suono, che era nel... Tutte queste frammentazioni di tutti questi linguaggi che erano nell'università classica sono andati a questi frammenti, questa polvere. No? Ma io sono restata nel tutto così, con questo minimo contrappunto, capisci? Ecco, va bene. Senti. E dopo la cosa sì, ecco. Ecco, visto che adesso abbiamo qui dietro di noi queste immagini di una mano che si muove, no? Questo è il tuo video che tu hai realizzato nel 1976, che ha molto a che fare anche con la tua pittura, no? Perché è in definitiva un po' un tuo autoritratto in movimento, questo attraverso la mano. E lo hai realizzato, se non sbaglio, a Montona. A Motovun, e si chiama, il fondo è anche con una galleria veneziana dove io ho fatto connettere questo Galleria del Cavallino di Cardazzo, ma Paolo Cardazzo, che era figlio di Carlo Cardazzo, era anche molto interessato e anche autore, anche, c'è anche sua camera che e su di mia mano. Sì, perché tu tra le tante cose che hai fatto inizialmente hai lavorato anche alla Galleria del Cavallino, sì. Cardazzo, che è stata una delle prime gallerie non solo veneziane a occuparsi di videoarte. Sì, no? Assolutamente, perché proprio 76 per Italia con Art Tape di Venezia, di certo. Firenze, certo. Di Maria Gloria Bicocchi, Viola, Bill Viola, che Massimo, lui si è formato a Firenze. Allora, e qui tu, ecco. Guardi, visto che ce l'abbiamo adesso che ci scorrono qui le immagini, tu stai facendo un'operazione, è quasi anche qui come un dialogo attraverso il tatto con queste pietre, direi medievali, perché di secco, è una città, pietre di Istria, perché di quale è anche costruita è Venezia. È un piccolo paese arroccato, no? Medievale, sì. E quindi sì. Tu sei appunto in questo dialogo silenzioso ma tattile con questo luogo antico, questo luogo di memoria. Ecco. E la tua mano, questo sì, attraversa questo muro, che sono questi muri che chiudevano i campi. No? Allora, è come una dialogo conoscenza che avviene attraverso il tatto e non sì, la prima della sì, vista. Ecco. No? Allora, posso parlare? Sì, la relazione poi con la pittura. Ecco, no, in ogni caso io oggi, da te, voglio dire, io ovviamente dopo non mi sono dedicata a videoarte, anche perché... Non avevo nessuno che aveva equipment accanto di me, come nessuno non ha mai fotografato niente di cosa ho fatto in certo senso. Va bene, in ogni caso non mi sono dedicata, ma io questo piccolo video che è fatto, perché qui l'anno è importante, perché siamo proprio all'inizio di Videotape, 1976, Lo considero proprio mio self-mark, diciamo, non dico autoritratto, ma dico self-mark. È una definizione giusta, visto ecco, che si tratta della mano. Perché la mano, dopo sappiamo benissimo cosa è mano, mano è tutto, quanta letteratura è scritta sul mano, eccetera. Ma per me, già trovarmi là, che io la costa adriatica lo conosco da piccola, ho passato sempre con piedi nudi, con la mano, voglio dire, anche questo dopo Venezia, con pietre di Istria, tutto è connesso, e come ero là anche con altri artisti di Zagabria, che anche non era proprio Marina, ma è passata anche lei una volta, tutte queste cose, allora io ho proposto di fare questa cosa. E sono molto contenta perché questo passaggio di mano è come vita, come questo aderire a tuo fare e dare, perché la vita non è altro che fare e dare. Sì, e questa mia mano è proprio questo. Dopo è vero che è connesso anche perché tutti questi pastelli che avete visto, io li ho fatti anche con palmo completo. Usando la mano, qui il palmo al posto del pennello. Non si vedono quelli altri con
con queste superfici grosse, ecco, proprio con palmo completo, come va bene. Quindi in maniera molto gestuale, ovviamente, performativa proprio. Sì, ecco. Allora è legato proprio, e dopo quando guardo questo video, e stranamente, perché questo io dico è regia celeste, perché non è merito mio, perché ovviamente io andavo con questa mia mano, non so quanti metri, erano 5 metri, non so, e qui era la, perché tutto era ancora molto primitivo, non so, la camera, video, tutto, perché anche questo video quando si ascolta si sente il sonoro del camera, dopo nel momento per fortuna si sente anche il canto del gallo, questo va bene. Fa parte anche quella della vita di paese. Senti, c'è stato un passaggio bellissimo che adesso, che è appena passato, dove c'è il passaggio dalla tua mano di allora nel 76 a Montona e lo stesso gesto che fai però sulle pietre di Venezia. Sì, ecco, ma c'è più recente. Sì, ma per esempio questo video finisce che io da pietra passo a polvere quasi. È proprio come vita, perché noi siamo alla fine carbone e polvere, no? Ecco, allora capisci? Allora questo anche questo video potrebbe essere anche come passaggio nel nostro passaggio in vita. Senti, ecco, questa mi sembra una bellissima definizione. Ci sono altre poi, in particolare due immagini che ti rappresentano. Una ci è passata alle spalle poco fa, ma non volevo interromperti, ed è un tuo autoritratto del 1966, che è quello che avrete visto. Sì, all'inizio completamente. Quasi, che non è una silhouette, ma è quasi una silhouette. Che, come avrete visto, è un autoritratto che però è figurativo, ma ha già in sé anche lì l'invisibile, no? Il visibile e l'invisibile insieme. Nello stesso tempo la pittura e direi anche fotografia. La fotografia, no? Sì, è proprio così. Quindi nel 66, in tempi non sospetti. E che ero ancora studente, perché questo è uno dei miei primi ogli, se non primo. E dopo è anche lo stesso anno, quando ero a Venezia, che ho incontrato Peggy Guggenheim, 66. Quindi quando abbiamo parlato di quel dipinto hai detto appunto che le cose, anche le cose che si fanno, avvengono naturalmente quando non si è ancora sono coscienti, verità, ma sono verità. Sono verità, sono verità, verità che durano per sé. Verità, sono già affermazioni definite in un certo senso. Se un artista è autentico, se ha coraggio di fare la sua debolezza e sua fragilità, se non vuole uccidere Michelangelo, è così. Uccidere Michelangelo nel senso uccidere il padre. Ma sì, certo, no, in senso padre, io sono ancora meglio in questo senso. Va bene. Allora, quindi un'immagine pittorica, il tuo autoritratto fatto da te, un'immagine, un frame, uno stile che poi è un insieme ovviamente di immagini, un montaggio di immagini o di fotografie, che è il video fatto da te, e poi la terza immagine invece è questa qui, che non so se vedete tanto bene, che ti rappresenta, che non hai fatto tu, che è una fotografia che arriva ancora anche fra poco, ma che facciamo vedere adesso per il momento, visto che ne parliamo, e che hai usato anche come, ho scelto come copertina di questo catalogo sui 40 anni della tua galleria. Sì. No? Questa è una fotografia che adesso ci dirai, lo dici tu, chi l'ha scattata, ma come vedete è proprio la silhouette, la sagoma del volto di profilo di Giva con cappello che si staglia naturalmente su una bellissima veduta di Venezia. Ma la cosa interessante è che l'una e l'altra non è un montaggio, ma nello stesso non tempo non è una vera fotografia. Non volevo dire un montaggio nel senso tecnico, infatti arrivando. È una fotografia, ma è quasi come montaggio, intendevo quasi come se fosse una sovrimpressione, anche se in definitiva è incredibile, anche è un ritratto. Cioè è come se tu la città e
tu vi compenetraste, no? Foste la stessa cosa. No, io sono la prigioniera di Venezia per i 50 anni. Non ho fatto altro che rispondere. Prigioniera, direttore. Rispondere alla città, ho risposto alla città. In ogni caso, no, questo ecco, di nuovo io dico, anche ogni fotografo, perché fotografa? Perché aspetta la fotografia che lo sorprenderà, anche quando fa il documento, sempre... Tornare con la pellicola a casa oggi a modo differente e guardare cosa è fatto e riscoprire, e questa è la cosa più importante. Tante cose scopre nel camera oscura che assolutamente non ha visto. E là c'è questo, quello che dopo chiama Cartier-Bresson l'attimo decisivo, momento decisivo. Ma ecco, momento decisivo non lo decide solo il fotografo, lo decide, io come dico, regia celeste. E dunque ci vuoi dire anche ecco, chi l'ha scattata questa fotografia? Questa foto è scattata Erich Hartmann, che è un grande fotografo tedesco di origine, ma che è diventato americano e che era ovviamente il Magnum, che con tutti questi nomi che abbiamo detto ha camminato, ho lavorato da primo giorno in Magnum, a New York, va bene, io l'ho incontrato attraverso l'assistente di Steichen, Edward Steichen, uno dei primi direttori di Dipartimento di Fotografia a MoMA, Grace Meyer, e quando lei è morta, come veniva ogni anno a Venezia, veniva a vedere le mostre, eccetera, lei voleva che i suoi ceneri sono dispersi in laguna. Allora io ho avuto appuntamento con Erich Hartmann, questa foto è scattata in un taxi che andava dalle fondamenta nuove verso Torcello. Quindi in un momento anche lì molto di passaggio. Magari partiva da San Zaccaria, perché non so da dove. In ogni caso questa cosa, che c'è questo riflesso sul vetro. Del taxi, dove si vede, perché se fosse un campanile non sarebbe la stessa cosa, no. E se fosse non San Marco, non basta Venezia, nemmeno San Giorgio non basterebbe, proprio questo è giusto. Insomma, la tua ombra prigioniera di Venezia, bene, sì, bene. Prigionata. Allora, ti farei un'ultima domanda in cui guardiamo al futuro e poi magari apriamo un po' la conversazione sperando che ci sia qualche domanda tra il pubblico, tra le ragazze e i ragazzi che magari sono qui presenti e curiosi di sapere un po', ma anche di commentare, ma anche di chiederti, oltre che della tua carriera o delle tue varie carriere, della tua vita, ma anche appunto qualche tuo commento sull'arte, sulla fotografia. Allora io inizio chiedendoti questo, dunque, e facendo anche riferimento a un fotografo che è ancora in mostra a Venezia fino a domani, perché la mostra è stata prolungata, che è von Kuberta, no? Che ha questa mostra a Palazzo Fortuni. Sì, 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 sì. Allora, Palazzo Fortuni l'abbiamo già citato, perché nel 79 diventa il centro, no? Della di documentazione fotografica per Venezia. Forse sapete o non sapete comunque che Fortuni è stato anche un grande sperimentatore di fotografia lui stesso. E questa mostra va perfettamente. D'accordo. Proprio, ecco. Mentre von Kuberta, con il suo lavoro di fotografo e anche con il suo lavoro di teorico, è in questa mostra in particolare torna alla matricità della fotografia, perché lavora su proprio anche sull'idea del passaggio del tempo, dei segni che appunto il tempo lascia su. Io ho detto prima lamine, la pelle, fotografia, e lui dice anche, diciamo, questo, la fotografia è viva nella sua superficie, sì, è risultato di tecnologie, di scienza come lenti, eccetera, ma nella sua superficie, infatti, no? Come pittura, è viva. È quello che con Kuberta, tra diciamo, le varie ricerche che mostra con la sua fotografia e con la sua teoria, è che finché la fotografia è rimasta analogica,
aveva una diversa anche relazione col tempo, con la memoria, perché c'era questa forte matericità, no? E infatti la sua mostra, se non sbaglio, si intitola Cultura della polvere, proprio perché ovviamente la polvere, no? Siamo arrivati di nuovo alla polvere, vabbè. Sì. Comunque, perché appunto la fotografia analogica ovviamente ha un percorso di vita, ma anche una fine, no? In un certo senso, perché nel momento in cui non c'è più il supporto materico del negativo, soprattutto, no? che porta con sé l'immagine, chiaramente scompare anche l'immagine. Ora, von Kuberta è molto critico, in un certo senso dice che nel passaggio alla fotografia digitale la fotografia non è più fotografia come l'abbiamo intesa fino a quel momento, ma è post-fotografia, no? Lui introduce, o uno dei fotografi teorici che introducono il termine di post-fotografia in un bellissimo libro che si chiama La furia delle immagini. Mm? Allora, ti volevo chiedere, da appunto proprio professionista che in modi diversi, non voglio usare solo il termine gallerista, hai lavorato con la fotografia. Qual è secondo te il futuro? Come vedi il futuro della fotografia? E poi più, diciamo, facendo una domanda un po' più specifica nella realtà locale, come vedi il futuro della fotografia a Venezia? A Venezia. Va bene, posso tornare solo a von Kuberta, che era a Venezia qui nel 79 e tornava, lui era sempre un fotografo molto serio, molto, molto caricato su questo bianco e nero, materico, molto materico, anche per questo ha potuto fare questo lavoro che ha fatto adesso. Ma per esempio questo lavoro è Light Box, che diciamo questa scatola di luce, che è una cosa completamente nuova, che è anche questa post-fotografia, diciamo, ecco, e conosciamo grandissimi fotografi che viaggiano. Vuoi spiegare mondo. Perché Lightbox, perché è proprio il modo anche del display, no? della mostra fotografica, perché magari non l'hanno visto, c'è anche, ancora ma tempo no, fino ma a domani. Devo dire che nel questo caso, questo Lightbox ha ancora più senso, perché quelli negativi credo che erano anche quelli sul vetro. Su vetro. Allora lui ha solo ingrandito. Quello che fa von Kuberta per questa mostra è lavorare su dei negativi su vetro, ma è prelevare come se si appropriasse di frammenti del negativo di vetro su cui poi lavora. E fare l'immagine di ruina. Esatto, l'immagine della rovina, la rovina come della materia. Abbiamo anche le rovine là nella pittura del Roma e queste cose, ecco, lui fa queste, diciamo, queste ispirazioni, ingrandimenti, sì, che appunto ingrandiscono, ecco, il deterioramento. Bene, ecco, ma qui già è entrato nel quello cosa è fotografia oggi, questo infinito, riproducibilità infinita e applicazione infinita. Così fotografia diventa cinema, perché si muove, si ingrandisce. Con digitalizzazione si può fare qualsiasi cosa, si può fare teatro, si può fare camera, lanterna magica, si può fare mille cose, voglio dire. E io sono sicura che questa applicazione di fotografia, come viviamo nel mondo dell'immagine, e come tutto deve essere spettacolo e tutto deve essere traversato da eserciti di umanità o di uomini, di gente, perché tutto è in funzione di questo, e come né fotografia e film e sonorità ancora di meno, in fondo, sono in territorio senza essere in territorio, questa è una cosa che a economia piace tanto, allora questa cosa, io non dico per sempre, ma per momento sicuro sarà molto forte avanti ancora. E d'altra parte, sì, questo è un fatto, come direi, di nuova industria, ma c'è sicuro il fatto che fotografia resta come linguaggio, come storia, come memoria, e che sicuro già oggi sono anche le persone
con opere complete, opera omnia, no? Così come io andavo a questi personaggi che avevano già tutta l'opera omnia dietro, anche se nessuno non ha valorizzato, anche se tutto questo non aveva il prezzo. Io sono sicura che ci sono persone che hanno scelto la fotografia come loro fare, dare, ricercare, sapere, con coscienza, che sicuro ci sono già piloni di nuovi musei, se vuole, di nuove fototeche. Come, ma c'è anche un'altra cosa che penso, dove fotografia andrà tanto. Credo che andrà nel spazio infinito, che vuol dire cosmo. Ma questa cosa sarà presente qui. Non sarà più tenuta solo come fotografia di scienza e di ricerca. Io ho risposto così. No, va benissimo, sì. Sai, è quasi un atto di fede nella fotografia questa. Senti, invece, riguardo a Venezia e al suo appunto rapporto... Ma io credo che Venezia dovrebbe essere molto più severa, può darsi anche università stessa, che educa, che dà possibilità a tutti i giovani che vengono a Venezia per scoprire, per capire, per essere, per diventare operatori, uso parola operatori, usate come volete. No, perché è una città che è stata così, no? Sì. Nel 79, così avanti, no? Così anticipatrice, così importante per la fotografia. No, ma era stata molto poco, se Shiva Cross non sarebbe niente. Grazie a te anche. Perché perché Palazzo Forte ne ha fatto pochissimo. Non ha fatto tanto dopo. E quindi dopo Giva? Non c'entro io, ci sono tre Occi, ogni giorno si apre una mostra, ogni giorno arriva un pacco confezionato magnifico, no? Perché oggi è tutto comunicazione, confezione e consumazione, dobbiamo dire queste cose, questa è la verità. E allora viene ogni giorno un pacco, ma io credo che dovrebbe essere qualcuno, ci sono tre Occi, perfetto, ci sono anche altre fondazioni, altri musei che fanno, ma ecco, per esempio, può darsi Ca' Foscari, o non so, dovrebbe lavorare più fortemente. Insomma, è un invito per noi. Eh? Come? È un invito per Ca' Foscari. Ma mi sembra. No, sì, sì, certo. Questo vuol dire con veri laboratori, con vera possibilità di imparare qualche cosa, non solo da guardare. E chi insegna oggi persone di guardare? Chi stacca oggi persone dal loro telefonino o dal loro internet o dalla televisione? Mi risponde, per favore, non esiste. No, certo, ormai siamo parte dello schermo e delle immagini. Ecco, io sono questa città incredibile, no? Dove siamo tutti. Ah, ecco, l'altra cosa importante a proposito del tuo, diciamo, dedicarti alla fotografia a Venezia, no? Anche un po' per contrastare le immagini di una Venezia che diventa stereotipo proprio attraverso le immagini fotografiche, no, le immagini cartolina. Io ho fatto come un saggio, come una poesia in prose. Sono riuscita con certi fotografi a fare un'opera ma volevo dire fino a che punto Venezia non era contaminata di questa troppa cose. Ecco. Io per esempio sono arrivata a Venezia nel 71 quando Visconti ha fatto Morte a Venezia, che trovo che è un film su Venezia da alfabeto. Ancora proprio attuale. No, ma se uno vuole capire l'animo Venezia al di là è quello. Di Thomas Mann, sì. Parlo solo di immagine, come c'è anche un altro film su Venezia, anche di Don Giovanni, di Losey. Ecco, là c'è Venezia, teatro, dove lui ha usato in tutti i sensi, anche sul senso di drammaturgico, come ogni personaggio esce fuori di questa architettura e con questo muto. Dopo ieri sono riuscita a vedere qui da Liana Cavani sua Venezia, che è anche questa al di là del bene e il male.
Non so. Queste cose dicono qualche cosa, ma oggi è impossibile, perché ho fatto queste citazioni di questi film. No, mi sembra perché, bellissimo, che chiudiamo la nostra conversazione, sì, adesso l'apriamo al pubblico con la citazione di alcuni film. No, perché oggi fare questi film è impossibile. È impossibile che viene anche come idea. Perché sì, è cambiato tanto, è tutto cambiato. È tutto molto cambiato. Allora, intanto ti ringrazio moltissimo, prima di farti poi un applauso conclusivo, volevo chiedere se c'è qualche domanda, intervento, commento anche sulla fotografia stessa, sul rapporto con le altre, diciamo, gli altri linguaggi, se avete qualche curiosità nei confronti anche del percorso di Giva, della sua storia con Venezia, che non abbiamo, naturalmente noi abbiamo trattato, ma ci sarebbe ancora tanto da dire, perché ovviamente in 40-50 anni, che sono più che non sono facili da raccontare in poco tempo. C'è qualche domanda? Qualche commento, intervento? Nessuno. No, ma è anche una dimensione difficile questa, però se ci fatevi avanti senza problemi, nel caso. Altrimenti, ti ringraziamo moltissimo. Grazie. Io ringrazio grazie per Cristina per tutto quello che hai fatto anche per questa città. È faticoso parlare di se stessi, lo so, grazie.